Finalmente si apre uno spiraglio di luce per la vicenda del santuario. Hai direi una speranza, la speranza che ci fa dire che a quello che sembrava un problema insolubile c'è la possibilità di soluzione, perché il progetto che verrà presentato questa sera è stato realizzato da un'equipe di tecnici, è un progetto che ci offre la possibilità di una soluzione che per quanto possa essere onerosa e difficile, pertanto è comunque una soluzione che in prospettiva futura ci dà speranza che il problema che noi oggi consideriamo un problema che possa essere superato. Per Castrovillari in rete, Angela Miceli. 14 milioni di euro è la cifra che serve per salvare il santuario della Madonna del Castello, di cui 6-700 mila necessari solo per il ripristino della strada d'accesso. Questo è il costo del progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell'intero colle, a basso impatto ambientale, studiato per ripristinare le condizioni morfologiche originarie, che è stato presentato giovedì 6 giugno nella sala 14 del protoconvento francescano dall'ingegnere Francesco Saraceni, con il geometra Giovanni Martire ed il geologo Vincenzo Lopolito e con i tecnici Giuseppe Milione e Vincenzo Morrone. Presenti anche il sindaco della città del Pollino, Mimmo Lopolito, il rettore del santuario, Don Carmine De Bartolo, il vicario della diocesi, Don Franco Oliva, ed il presidente della commissione consiliare, Mario Rosa. È una messa in sicurezza per la strada. Buonasera a tutti, è con vivo piacere che vedo questa bella folta numerosa di gente. Io, per quanto mi riguarda, sono contento che finalmente riusciamo a parlare di una cosa che ci sta a cuore da un annetto a questa parte, da dopo che è successo l'evento franoso. E a nome del comitato voglio ringraziare il signor sindaco per la sua presenza. Sì, veramente perché davvero penso tutta la gente che qui è venuta non per ascoltare me, ma per vedere il progetto. Allora, io sono qui a ringraziare innanzitutto il comitato che ha lavorato con abnegazione, sollecitando e cercando di mantenere alta l'attenzione rispetto a un problema che viviamo davvero tutti. Il parroco che ovviamente spesso con il rettore del santuario giustamente che con forza spesso consentire di passare il termine con violenza passionale ha cercato di spronare tutti noi e poi ovviamente i tecnici che stanno donando questo progetto, perché bene dirlo, noi non avevamo la forza per poterlo pagare, quindi lo stanno l'hanno fatto davvero con l'appartenenza, il senso di appartenenza alla comunità, oggi ce lo mostreranno, noi siamo qui appunto per vedere questo progetto e per riconfermare un obbligo morale che quando ci è stato presentato in anteprima della sala giunta abbiamo assunto nei loro confronti. Ecco perché diciamo, guardavo questo progetto sapendo che qualunque finanziamento non può prescindere da un'idea progettuale. Ecco perché oggi che noi andremo ad inserire all'interno del piano annuale triennale delle opere pubbliche sappiamo che abbiamo un progetto e possiamo rivolgerci davvero a tutti per ottenere il finanziamento. Perché quella frana è una frana che assolutamente deve essere riparata, perché il santuario della Madonna del Castello è patrimonio non dei cittadini di Castrovillari, dei fedeli di Castrovillari, ma di tanti, credetemi, tanti che nel corso dell'anno vi si recano. Sono Giovanni Martire e sono il coordinatore di questo progetto. Insieme a me hanno lavorato l'ingegnere Milione, l'ingegnere Vincenzo Morrone, che stasera purtroppo non è potuto essere presente con noi per motivi prettamente personali, l'ingegnere Francesco Saraceni e il geometra Vincenzo Lopolito, il geologo Vincenzo Lopolito. Dato che c'è il geometra. Innanzitutto io ringrazio
per le parole che sono state profuse nei nostri confronti dal Presidente, ma diciamo subito che per noi è stato un atto dovuto sia verso i nostri figli e sia in principal modo verso la nostra città e verso la Madonna del Castello, alla quale noi siamo legati da un sentimento di nascita. A questo punto io immediatamente passo la parola al geologo. Cercherò di illustrare per grandi linee il lavoro che abbiamo fatto. E sicuramente una delle parti più importanti è stata quella di verificare gli aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici del versante di cui stiamo parlando. Buonasera a tutti, io sono Francesco Saraceni, vi illustrerò il progetto esecutivo che abbiamo elaborato insieme al gruppo di lavoro. Allora, come diceva già Vincenzo Lopolito, una delle problematiche maggiori che abbiamo affrontato è stata quella dell'inserimento della scelta progettuale all'interno del contesto paesaggistico esistente. Le problematiche sono state molte quando ci siamo messi di fronte alle diverse scelte ipotesi progettuali. Innanzitutto quella dell'efficacia dell'intervento. Come diceva Vincenzo, la frana era già nota a tutti, nessuno poteva non conoscerla, visto che le carte del PAI la individuavano già dal 2002. E sono frane abbastanza antiche, quindi come si vede qui lateralmente, dove non ci sono stati crolli l'anno scorso, già è ricresciuta la vegetazione. Il progetto non ha l'obiettivo di ristabilire le condizioni ante marzo 2012, quindi quelle prima dell'anno scorso, in quanto i livelli di sicurezza non erano ancora sufficienti per garantire la stabilità del versante. Quindi quello che si è cercato di fare è andare ancora prima, quindi alle condizioni originali del versante, quanto nessun evento franoso era ancora avvenuto. Quindi la prima problematica è stata quella dell'efficacia. La seconda, che forse è quella più difficile da affrontare, è quella del contesto paesaggistico. Ha già detto tutto quanto Vincenzo, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. La scelta progettuale è stata quella di intersecare un po' alcuni interventi in ingegneria civile classica, come alcuni muri di sostegno, soprattutto questo a valle, insieme a interventi di ingegneria naturalistica su tutto il versante, sia intorno alla frana attuale, sia nelle aree come quella a valle San Giuliano, che sono state ritenute abbastanza pericolose, quindi non è possibile intervenire solamente su una parte, lasciando la pericolosità nelle immediate vicinanze e con possibili problematiche che potrebbero mettere in discussione tutto l'intervento eseguito. Per questo si è cercato di intervenire su una larga scala e non concentrare l'attenzione unicamente sul movimento franoso. La terza problematica che abbiamo affrontato è stata quella delle difficoltà logistiche di intervento. Infatti le zone sono difficilmente accessibili con i mezzi di cantiere classici. Prima di tutto la strada di accesso al santuario non è allo stato stabile, quindi pensare di poter lavorare durante i mesi che servono eventualmente per eseguire queste opere con mezzi pesanti su quella strada diventa problematica la situazione, in quanto si potrebbe mettere a rischio ulteriormente il versante. E anche la parte di valle, comunque accessibile avendo delle piste, potrebbe essere difficoltoso l'utilizzo di mezzi di grosse dimensioni. Quindi si è cercato di operare verso tecniche che consentano l'utilizzo di piccoli mezzi e comunque lavori abbastanza manuali. Quindi
intersecando queste tre problematiche, la scelta progettuale migliore a nostra opinione è stata questa qui che vi sto illustrando. Oltre, seguendo la presentazione degli interventi, dopo il muro di valle, che è consiste in un muro a gravità di medie dimensioni che ha lo scopo di mantenere il versante, sarà effettuata la sistemazione del versante con ingegneria naturalistica, la sistemazione della strada intermedia, quindi con il ripristino anche della rete fognaria pubblica, e infine, o meglio, dopo vediamo di specificare meglio la situazione, la sistemazione della strada di accesso al santuario. Qui c'è una rappresentazione planimetrica dell'intervento per mostrare anche la possibilità di realizzare un accesso a valle in prossimità del depuratore comunale che si trova qui per l'accesso ai mezzi di cantiere, per evitare proprio l'utilizzo della strada di accesso al santuario e per non aumentare proprio i rischi lungo la zona di Sanas, praticamente. Qui sono rielencati gli interventi in posizione planimetrica, quindi questa linea magenta è l'indicazione del muro a gravità che verrà realizzato praticamente a quota, quasi quota del torrente di valle, che manterrà tutto la sistemazione del versante. Le linee rosse rappresentano la morfologia dei luoghi che è scaturita dai rilievi che sono stati effettuati. La linea verde è la strada intermedia, quella oggi cancellata dalla frana, e comunque anche la linea fognaria che porta alcuni, diciamo tutta la parte vecchia del comune di Castrovillari, la fognatura della parte vecchia di Castrovillari al depuratore comunale. E infine, anche qui, la parte arancione è indicata la sistemazione della strada d'accesso. Proseguendo, questa sarebbe la stessa sezione che il geologo Vincenzo Lobulito ha rappresentato dal punto di vista stratigrafico. È rappresentato con la linea rossa la situazione attuale, quindi la linea del versante post-frana, con rappresentazione in trame l'intervento che è stato previsto con la cardionatura. A valle potete vedere la realizzazione del muro di sostegno che ha la doppia funzione di mantenere innanzitutto tutta la sistemazione del versante che verrà effettuata a Campioni e comunque di aumentare il livello di sicurezza di tutta la stabilità globale. Abbiamo accertato che non c'è problematiche, diceva Vincenzo, problematiche legate a superfici profonde di scorrimento, quindi la funzione principale di questo muro è quello di andare a mantenere il peso aggiuntivo che graverà sul versante costituito dai gabbioni. Tutte le gabbionature poi comunque costituite da moduli non di grandi dimensioni avranno lo scopo di prima di tutto ricostruire la vecchia morfologia del versante e poi di andare a placcare i piccoli scorrimenti superficiali che ancora oggi si stanno verificando. Qualche mese fa c'è stato un ulteriore crollo abbastanza superficiale, ma che comunque continua a far avanzare il fronte di frana. Qui sono indicate le stesse dalla stessa sezione di prima singolarmente, quindi il profilo attuale e il profilo futuro previsto dall'intervento progettuale. Ora vi mostro invece qualche particolare dell'intervento che sarà effettuato. Innanzitutto partendo da valle, quindi con la realizzazione del muro di sostegno a gravità. Questo muro sarà costituito da un paramento in calcestruzzo semplice, quindi che con il solo peso proprio avrà la funzione di reggere la parte sovrastante. Il muro sarà realizzato su una platea realizzata su pali. Questi pali trivellati di 20 metri di profondità avranno
la funzione aggiuntiva di aumentare il livello di sicurezza dell'intervento. Questo intervento avrà quindi l'obiettivo di fissare il piede della frana, evitare che ci siano movimenti franosi ulteriori, eventualmente profondi, ma soprattutto quello di fissare e mantenere tutto questo che vediamo a monte. Quindi questi interventi in pietrame, questi gabbioni, questi moduli di piccole dimensioni, solo qui c'è un riempimento maggiore legato al fatto proprio dei lavori di realizzazione del muro. L'obiettivo è stato quello, l'organizzazione è stata quella di evitare dei movimenti di terra sostanziosi, in quanto il livello di sicurezza da garantire durante le operazioni di realizzazione dovrà essere massimo, visto che essendo difficoltose le lavorazioni previste, c'è anche da considerare la pericolosità per gli operai che opereranno, quindi non è possibile andare a movimentare molto terreno in quanto si potrebbero creare ulteriori problematiche al versante. Per questo motivo i movimenti di terra saranno molto limitati e si vede qui con questa campitura di diverso colore piccoli riempimenti o piccoli movimenti terra per andare a sistemare queste campionature. Proseguendo, qui in dettaglio solamente su alcuni particolari costruttivi di questo muro di sostegno, per sottolineare il fatto che il progetto è praticamente già esecutivo, quindi pronto alla sottomissione per l'approvazione a tutti gli enti competenti. Il versante sarà sistemato, come abbiamo detto, attraverso la realizzazione di questi moduli in gabbioni. Ognuno di questi moduli ha dimensioni limitate, pochi metri, sempre sotto i 6-7 metri in altezza, e saranno comunque fissati al terreno, al versante, attraverso l'utilizzo di micropali. Questi micropali avranno la funzione solamente di assicurare una stabilità all'intervento, eventualmente ci siano degli assestamenti legati sostanzialmente al peso proprio degli elementi, in quanto non saranno dei tiranti, non avranno una funzione attiva, ma possiamo definirli come dei tiranti passivi dell'intervento. È stato previsto un micropalo ogni 4 metri quadri, quindi un interasse di 2 metri ognuno. Proseguendo, qui possiamo vedere la planimetria invece per la sistemazione della strada di accesso al santuario, che forse è la problematica principale a cui il progetto è mirato. L'intervento sulla strada ha l'obiettivo di andare a ridurre il livello di rischio del tracciato stradale. Quindi l'idea che si è avuta è stata quella di arretrare il tracciato rispetto alla corona di frana che oggi in questo punto principalmente lambisce a pochi centimetri la strada. Quindi la strada è stata arretrata in questo punto di circa 6-7 metri, mantenendo comunque le attuali dimensioni. Per far ciò è stato indispensabile prevedere la realizzazione di un muro di sostegno della scarpata che va a reggere il piazzale sostanzialmente, e una piccola modifica alla scala di accesso al piazzale stesso. Qui vediamo un particolare costruttivo di questo intervento. Il muro avrà dimensioni variabili, raggiungere al massimo di altezze di 3,5 metri per reggere proprio questa scarpata e quindi tutto il piazzale. La fondazione del muro sarà ingloberà la piastra che farà da sottofondo alla strada di accesso. La stessa piastra, per condizioni di sicurezza, come per isolare l'intervento da tutto il versante, sarà realizzata con una fila di micropali sul lembo esterno della piastra della platea in cemento armato.
Questo perché nelle prime ipotesi di stralci funzionali, ovviamente la strada di accesso è l'ultima che dovrebbe essere realizzata, però in funzione anche ai finanziamenti che potranno essere recuperati, per un tempo limitato, come diceva prima l'avvocato Rosa, questo intervento potrà garantire un livello di sicurezza tale da permettere l'accesso al santuario in totale sicurezza, perché comunque sarà un elemento monolitico completamente isolato dal resto del versante, quindi in determinate condizioni potrà comunque essere funzionale. Anche qui ci sono una serie di particolari costruttivi per mostrare l'esecutività dell'intervento progettuale. In ultima analisi sarà effettuata la sistemazione della strada intermedia, perché comunque è un elemento importante non tanto per il santuario ma per la città di Castrovilla, in quanto è la condotta fognaria più grande, oltre a quella che scende da via Vietticelle, che porta i reflui del depuratore comunale. Quindi per ora la sistemazione attuale di emergenza può garantire può garantire lo smaltimento, però non è pensabile che si mantenga in questo modo. Quindi sarà ripristinata la stradina d'accesso di dimensioni non tali solamente per permettere la manutenzione della condotta fognaria, e passerà all'interno dell'intervento sul versante. Quindi sostanzialmente sarà eliminata una linea, un paio di file di gabbioni, e sarà realizzata la condotta fognaria, superiormente sarà realizzato il mando stradale. Ora, questo il progetto, passo la parola a Giovanni Martire, che illustrerà la possibilità di... A me tocca illustrare... tocca parlare del quinquis, cioè quanto questo progetto costa. E il progetto generale di lavori è venuto fuori con un importo di 13.900.000 euro, 14 milioni circa, che in ogni caso noi abbiamo cercato di renderlo fruibile in 5 step. Il primo dovrebbe essere la parte centrale, quella che dovrebbe garantire la fruibilità della strada superiore. Il secondo step dovrebbe essere la parte a destra del versante, il terzo la parte a sinistra, il quarto dovrebbe essere togliere la fognatura dalla stradina di sopra e consolidare il versante sotto San Giuliano, e il quinto dovrebbe essere la costruzione della strada. Tutto questo, come ha detto l'ingegnere Saraceni, ecco qua. Qua vediamo il lotto 1, quello centrale, il lotto 2, quello adesso a sinistra, il lotto 3, il lotto 4 sotto San Giuliano e la strada di accesso, che in ogni caso la nostra priorità, come abbiamo detto in precedenza, resta la realizzazione, il consolidamento della stradina a monte. Il consolidamento della stradina a monte comporta anche un altro particolare, quello di interrare per il momento la fognatura che passa di sopra. Perché la fognatura, se non si realizzano tutti gli altri lotti, la fognatura non può essere messa sulla strada a mezza costa. Allora, per il momento, il tratto che, per capirci, tutto il pezzo che va sotto la passerella di legno e poi scende giù, quello lì
verrà interrato. Nel momento in cui andremo a scavare così com'è, lo si prende, lo si interra a quota. Successivamente, quel pezzo di fognatura non verrà perso, non resterà interrato e perso, ma bensì verrà utilizzato come sfogo delle acque superficiali, delle acque piovane, perché si possono predisporre dei pozzetti, già abbiamo visto come verranno realizzati e dove verranno realizzati. Quel pezzo di fognatura verrà recuperata e utilizzata per recuperare tutte le acque piovane che scenderanno verso valle, dove lì poi si è pensato di fare una raccolta delle acque di prima pioggia, perché le acque di prima pioggia sono quelle più problematiche e particolari, perché contengono idrocarburi, oli e tutta questa porcheria che va prima mandata e poi immessa nella rete. E quindi il nostro scopo è quello di realizzare almeno il verde, la parte verde, e subito dopo la parte della stradina che dà l'accesso alla Madonna del Castello. Noi penso di aver con questo di aver completato il quadro generale della situazione. Non abbiamo null'altro da dire se non di dire agli organi competenti, a quelli demandati, di far presto per le autorizzazioni di legge. Grazie. Devo veramente esprimere anche a nome del Vescovo, che non è presente perché è fuori sede dal Bordo, anche a nome del Vescovo, il ringraziamento sia al Comitato, al pool dei tecnici che ha realizzato il progetto, ma anche al Comitato Civico che ha preso a cuore questo problema, perché è espressione, questa è una sensibilità civica molto importante nel nostro Paese, e per cui dobbiamo continuare ad andare avanti. Senza aspettarci quindi che il problema, una volta adesso trovato questo progetto, ci venga risolto dall'esterno. Abbiamo bisogno certamente di aiuto. Ringraziare Don Franco, a nome del Comitato mi tocca fare un accalorato appello. È giusto quello che ha detto l'ingegner Saraceni, mentre al fatto che la strada è una cosa provvisoria, transitoria, ma non è quello dove noi ci vogliamo fermare come Comitato. A noi ci interessa che Orende percepisca questo progetto nella sua interezza. Oggi non è più un problema di soldi, fino a ieri c'era un problema di soldi, lo scoglio dei soldi noi come Comitato siamo riusciti a risolverlo. L'unica cosa che chiediamo è che il Comune lo possa far suo e risolvi i piccoli problemi burocratici, che conosce benissimo, nel minor tempo possibile, e nello stesso tempo che riesca a convocare una conferenza di servizi, affinché questo è solo uno start-up, questo è l'inizio, e nel minor tempo possibile sta a dire nell'arco di 2-3 mesi, perché se altrimenti noi arriviamo al prossimo inferno, e nel prossimo inverno ancora arriveranno le prime copiose piogge, tutto questo progetto può non servire a nulla. Quindi o noi corriamo ai ripari nell'immediato, e oggi non ci sono scuse, perdonate. Fino a ieri avevamo i soldi, avevamo tutti i problemi, li avevamo soldi in banca, e ci vuole solo con la volontà di alcuni che riescano a mettere a posto i giusti tasselli burocratici. Grazie. L'unica cosa che chiederei prima di lasciarvi è che il vero padrone di casa, ma sono io, è Monsignor Del Bardo, ci darei lui. Un programma che io parlassi, visto che per forza di oggi per parlare, finalmente rinnovo i ringraziamenti a Pull di Giovanni e gli altri, veramente bravi, hanno fatto proprio nel tempo più lungo un progetto veramente che aveva fatto forse per 2 anni, no? C'è un progetto veramente molto molto, diciamo, non logistico, e quindi attuale e anche praticabile. Io so che non è messo che ci soffriamo per questo problema che c'è da radio. Beh, poco fa, quando parlava la domanda che ha fatto l'intervista al VAR, no? Il santuario sia orribile, no? Penso, sì, ma non essere così pessimista, ci penserà anche la Madonna, no? È vero che la preghiera
preghiera del tutto, però io conto molto sulla preghiera, no, a me qui qua io sono libero. E mi sono convinto che la preghiera che ho fatto per un'ora e mezza, sofferta e con umiltà, ha fatto in modo tale che trovassimo dei tecnici disponibili, perché di volte la Madonna ha un progetto attualmente, adesso gratis. Adesso è gratis il progetto per il momento. Quindi alla fine io penso che grazie a voi e anche alla Madonna, io sono convinto che Madonna penserà anche a trovare le vie preferenziali, perché si possono trovare solamente i soldi per fare in modo che la viabilità della strada sia accessibile alle macchine, ma che sia soprattutto attuabile quello che è la fascia verde, che penso che sia la cosa più importante. Allora, sono convinto che la cosa andrà avanti. Ti ringrazio, mi chiedo una preghiera per me, perché veramente possiamo insieme arrivare all'obiettivo di fruibilità del santuario, ma anche del costume che riguarda un po' tutto questo. Grazie.